pane al pane, vino al vino. Ma l'olio, un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutti e bentrovati alla sesta puntata del Salotto della Civetta dedicato al pane. In questa puntata parliamo del problema della guerra in Ucraina e della crisi dell'agroalimentare, soprattutto legata alla produzione del grano, appunto, siccome l'Ucraina è considerata il granaio d'Europa, a cui l'Italia, ma anche altri paesi europei, hanno sempre attinto. E questo problema della guerra fa aumentare, come leggiamo sulla stampa in un articolo del marzo 2022, del 6 marzo 2022, leggiamo che il grano tenero, che passa oltre i 422 euro sulla borsa mercantile di Parigi, ha fatto sussultare gli economisti, ma soprattutto i panettieri, perché con incrementi compresi tra il 40 e il 50% da inizio anno a oggi per i maggiori cereali, fare affari è difficile. Ce lo racconta Fabrizio Goria con un pezzo dal titolo proprio La guerra del pane. E oltre a questo brano che vi ho letto, sempre nell'articolo di Fabrizio Goria, si legge che il presidente dell'Unione Artigiani e Panettieri di terza generazione a Lambrate dice: a 10 giorni dall'inizio del conflitto le farine di grano tenero sono cresciute del 40-50%. Non possiamo scaricare questi costi sul prezzo del pane. Si lavora in perdita per mantenere il rapporto con i clienti. L'impegno di diversi panificatori è mantenere i beni di prima necessità al di sotto dell'inflazione. Il pane è aumentato del 3% a fronte di un'inflazione del 4,8%. Di contro, aumentare fino al 15% secondo l'associazione dei consumatori sono i prodotti dolciari. In altre parole, il cornetto già adesso costa più di quanto era a novembre e potrebbe essere ancora peggio. E sempre per quanto riguarda i rincari legati alla guerra, leggiamo su www.openonline.it del 30 marzo 2022, leggiamo che, sebbene legati alla guerra in Ucraina, gli aumenti di pane e pasta sono da attribuirsi per lo più al caro energia, carburanti più 129% dal 2021 e fertilizzanti più 170%, dato che il prezzo della materia prima, il grano, incide solo marginalmente sul costo finale. Il discorso è simile per la carne, latticini e uova. Il prezzo dei mangimi e gli animali è aumentato del 90% rispetto allo scorso anno. E ancora troviamo dall'ANSA, l'ANSA del 13 marzo 2022, che ci racconta sempre della guerra in Ucraina, che fa aumentare e incrementare appunto alcune cifre collegate al grano. Perché l'Ucraina, lo ricordiamo, è considerato il granaio d'Europa e ci raccontano appunto qui dall'ANSA che il caro bollette fa impennare i prezzi di prodotti di largo consumo come pane e pasta, beni che nei prossimi giorni potrebbero risentire del conflitto scoppiato in Ucraina e dei forti incrementi nelle quotazioni delle materie prime. Lo denuncia Asso Utenti, che ha messo a confronto i listini di pane e pasta nelle principali città italiane per capire come i rincari di luce e gas scattati lo scorso anno, gennaio, abbiano influito sui prezzi al dettaglio. Ferrara è la città dove il prezzo del pane raggiunge il livello più elevato, spiega Asso Utenti. In base alle ultime rilevazioni del MISE, qui un chilo di pane fresco, realizzato con farina di grano, costa fino a 9,8 euro, quotazione massima, mentre il prezzo medio si attesta ai 5,31 euro al chilo. Al secondo posto si piazza Forlì, dove il prezzo massimo del pane fresco è 9 euro al chilo, 4,37 euro prezzo medio. Carissima anche Venezia, dove un chilo di pane fresco è venduto in media a 5,52 euro, 8,5 euro la quota massima.
Ecco, e le province più economiche invece sono Napoli, 2 euro al chilo prezzo massimo, Cosenza 2,5 euro al chilo, Benevento sì, 2,65 euro, sul fronte della pasta di semola di grano duro, Cagliari è la città più cara d'Italia, con i prezzi massimi che raggiungono il record di 4,7 euro al chilo, 1,95 euro il prezzo medio, seguito da Sassari 3,35 euro, 1,80 euro al chilo, il prezzo medio. Il prezzo massimo della pasta supera i 3 euro al chilo in altre 7 città: Bergamo, Brescia, Genova, Grosseto, Macerata, Perugia, Pescara. I listini più bassi si registrano a Messina, dove il prezzo massimo è di 1,86 euro, 1,21 prezzo medio, 2,07 euro il prezzo massimo a Siracusa. E sempre per quello che riguarda il costo del grano legato alla guerra Russia-Ucraina, leggiamo dall'Avvenire del 26 maggio 2022, Mosca gioca la carta del grano di Luca Mazza. E tra le righe leggiamo che Mosca sta usando la questione alimentare come arma e ha invitato la Russia a dialogare sulle esportazioni di grano dall'Ucraina. E ancora nell'articolo si legge: nel frattempo la comunità europea sta lavorando per aiutare Kiev a liberarsi del suo grano. Sono in corso discussioni su diversi fronti, su come aumentare la capacità dell'Ucraina di esportare il grano, e lo stiamo facendo via terra, attraverso i corridoi come Polonia e Romania, e quindi dai loro porti, ha spiegato al forum di Davos il vicepresidente Commissione europea Dombrovskis. Stiamo valutando altre opzioni per arrivare ad altri porti, ma ovviamente non basta per recuperare nel breve termine le vie di mare. Per questo sono in corso colloqui per creare dei corridoi sicuri, possibilmente anche con l'assistenza militare, per garantire la sicurezza delle navi che attraversano il Mar Nero. Sarebbe il modo più veloce per sbloccare l'export di grano. Lo scrive l'Avvenire del 26 maggio 2022, articolo di Luca Mazza. Invece Gabriella Colarusso di Repubblica, giovedì 19 maggio 2022, ci informa che in un articolo dal titolo "Iran, tagliati i sussidi per il grano, scoppia la rivolta della pasta", ci informa appunto che dal 6 maggio il paese è attraversato da una nuova ondata di proteste, le rivolte per la pasta, dopo quelle del 2019 dovute all'aumento del prezzo dei carburanti e quelle del 2021 per la crisi idrica che hanno messo a dura prova la tenuta del sistema. Le manifestazioni sono iniziate nel sud e sud-ovest del Kuzestan petrolifero a maggioranza araba e nelle province di Luskan, Karmal e Kantyar, ma sono arrivate fino al cuore conservatore dell'Iran, a Golpayegan, nella provincia di Isfahan, e in misura più ridotta anche a Teheran. Tassisti, conducenti di autobus, pensionati, insegnanti, ma anche piccoli commercianti artigiani colpiti dall'aumento vertiginoso dei prezzi dei beni alimentari come farina, olio, uova, pollame, aumenti anche superiori del 100%. Questo era l'articolo ripreso sempre da Gabriella Colarusso, che alla fine sempre di questo pezzo scrive: ad accelerare la decisione del governo è stata anche la guerra in Ucraina, che ha fatto aumentare il prezzo globale del grano, rendendo divario con il prezzo del grano sovvenzionato in Iran ancora più ampio e incentivando il contrabbando verso i paesi vicini, ha denunciato il ministro dell'Agricoltura. Ora l'esecutivo sta cercando di correre ai ripari. Raisi ha promesso una sorta di compensazione di 13-15 dollari a persona per le fasce meno abbienti della popolazione nei prossimi 2 mesi. In estate queste indennità saranno sostituite da un sistema di smart card, tessere digitali distribuite ai cittadini più poveri per acquistare prodotti di base a prezzi scontati. E in ultimo, il Corriere della Sera, 7 marzo 2022, articolo di Fabio Savelli, titolato "Ucraina, lo strano caso della Cina che compra grano e mais da mesi, sapeva dell'invasione", e si scrive che in sostanza ha cominciato la Cina da ottobre a far salire il prezzo dei futures sul grano scambiati alla borsa di Chicago, ora a oltre 1.214 dollari.
Guardo il massimo mai registrato nella storia. Se c'è un paese al mondo, scrive sempre Savelli, che comincia a comprare materia prima facendone incetta, il prezzo inevitabilmente sale secondo la più elementare dinamica tra domanda e offerta. Qualcuno in Cina può essere stato invece a conoscenza con grande anticipo di un'invasione su larga scala del principale produttore al mondo di grano, allora la percezione di quello che sta avvenendo cambia sensibilmente. E scrive sempre Fabio Savelli, perché ipotizza una regia sofisticata dettata da informazioni privilegiate, illazioni che nutre ancora di più le speculazioni di un'alleanza economica, commerciale, finanziaria e tecnologica tra Mosca e Pechino, che determinerebbe un nuovo ordine mondiale. Una dichiarazione di ottobre 2021 di Kim Jong-un, capo del servizio delle riserve di grano presso la National Food and Strategy Reserve Administration, spiegava la strategia della Cina, che sta mantenendo un livello storicamente elevato di prezzi, comprando a sprombattuto derrate alimentari. A gennaio 2022, un mese e mezzo prima dell'aggressione di Mosca, la Commissione europea aveva intercettato il problema tramite una richiesta firmata da Antonio Tajani e dalla delegazione di Forza Italia, PPE, al Parlamento europeo, con la quale si chiedeva a Bruxelles di intervenire sui prezzi agricoli e sulle criticità derivanti dalla politica di mercato aggressiva di Pechino. Si registravano insoliti volumi di acquisto della Cina che avevano, scrive sempre il giornalista Corriere della Sera Savelli, avevano raggiunto il 69% delle riserve mondiali di mais, 60% di quelle di riso e 51% di grano, oggi in mano al Dragone. Nei primi 8 mesi del 2021 la Cina aveva d'altronde speso in importazioni di generi alimentari circa 98,1 miliardi di dollari, comprando anche attraverso colossi del settore indirettamente controllati dal governo di Pechino. Il primo operatore cinese di carni, il VU Group, aveva acquisito aziende in Germania, Polonia e Olanda. L'attuale crisi energetica ha poi in questi mesi fatto il resto anche sulla catena di approvvigionamento alimentare. Il prezzo dell'urea, fertilizzante base in agricoltura, è alle stelle da mesi. Per questo si chiedeva alla Commissione europea di creare un sistema di stoccaggio comune del grano e del gas sulla falsariga di quello proposto per il vaccino contro il Covid. Ora lo shock tellurico di una guerra micidiale sul suolo del primo produttore al mondo di grano e olio di girasole, cioè l'Ucraina. Un saluto a tutti e a risentirci alla prossima puntata da Davide Pelanda e Caffè Italia Radio. Pane al pane, vino al vino, ma l'olio un'idea di Davide Pelanda.